Sankt Jakob, vergib uns Pein und Schuld, der liebe Gott sei uns allen Hold in seinem höchsten Throne. Dir, Sankt Jakob, dienen tut, der lieb Gott. Benvenuto all'Università di Studi di Milano, io sono Eleonora Poli, sono laureata in Scienze dei Beni Scienze storiche e oggi cercherò di fare del mio meglio per accompagnarvi alla scoperta della Cagranda. Allora, la storia dell'ospedale maggiore di Milano inizia con la venuta in città del duca Francesco Sforza. Francesco Sforza riesce a rivendicare il ducato di Milano grazie al legame matrimoniale che lo lega con Bianca Maria Visconti. Bianca Maria Visconti era la figlia di Filippo Maria Visconti, l'ultimo duca di Milano, e dopo la sua morte appunto si instaurò quella che è oggi conosciuta come Repubblica Ambrosiana. Francesco Sforza entra in città ma prende la città in un modo poco carino, cioè la prende per fame. Quindi blocca tutte le vie di comunicazione e la città e i cittadini non possono far altro che accettare il nuovo duca che entra in città con carri e carri di pane. Diciamo che quindi Francesco deve in qualche modo farsi perdonare dai cittadini milanesi e come prima cosa decidono che non venga ricostruito il castello di Porta Giovia. Noi il castello di Porta Giovia però lo conosciamo come Castello Sforzesco e quindi lo Sforza se ne era ricostruito come il suo castello, che era il simbolo del potere politico, amministrativo e fiscale. A questo punto allora veramente deve farsi perdonare e sceglie di donare ai cittadini l'ospedale maggiore di Milano, ospedale di fondazione laica e deputato alla cura dei poveri. Entreranno all'interno dell'ospedale maggiore solamente coloro che saranno dotati di patente di povertà. Tutti gli altri pagheranno e come se pagheranno. Francesco Sforza affida il progetto a un architetto fiorentino, Antonio Averlino, detto il Filarete. E il Filarete, da buon fiorentino, crea un progetto di questo tipo. Quindi cupole, cupolette, scale, scalette. Peccato che qui siamo a Milano e in quel periodo Milano stava attraversando la piccola glaciazione, quindi nevicava sempre. Fare i tetti piatti significava sfondarli praticamente un giorno sì e l'altro anche. Per cui Francesco Sforza capisce l'originalità del progetto del Filarete ma gli affianca da subito degli architetti ducali e il Filarete, un po' io direi per mobbing, scappa nel 1465. La prima pietra venne posata nel 1456 e le prime degenze si ebbero nel 1473. Quindi un cantiere molto breve, ma c'è anche da specificare che fu edificata solo la parte quattrocentesca che vedremo in un secondo momento. Un testo dell'epoca all'ospedale maggiore, o si vive o si muore, che detto così è assolutamente molto brutale, ma era la verità, perché come vi dicevo l'ospedale maggiore si chiama così perché accorpa l'amministrazione di altri 16 preesistenti ospedali. L'ospedale maggiore era un ospedale prettamente chirurgico e quindi accoglieva coloro che avevano delle brevi degenze e quindi o si vive o si muore. Tutti gli altri, le lungo degenze, erano demandate agli altri 16 ospedali milanesi. La possibilità di seppellire all'interno dell'ospedale maggiore è ancora una volta data dalla Chiesa, perché è Pio II che, oltre a dare placet per la costruzione dell'ospedale maggiore, dà l'indulgenza plenaria a tutti coloro che muoiono all'interno delle mura ospedaliere. E questo dà la possibilità ai medici dell'ospedale di fare anche un'altra cosa, cioè a partire dal 1491 i fisici dell'ospedale iniziano a praticare le autopsie a loro discrezione. Allora, siamo finalmente arrivati nel cantiere filaretiano, c'è però da dire che questo cortile venne edificato a partire dal 1486 da maestranze lombarde. Inizialmente era qui che insisteva il primo cimitero dell'ospedale, perché il cimitero doveva trovarsi in un luogo adiacente a un luogo di culto e il primo luogo di culto e la prima cappella dell'ospedale maggiore si trovava proprio sotto questo tiburio, che è il centro della crociera che più avanti andremo a visitare e che erano curati i degenti dell'ospedale maggiore e avevano davvero ogni tipo di comfort. Allora iniziamo a vedere questa edicola. Allora, l'edicola
Avevo una ribaltina di legno, era una sorta di armadietto dove si potevano mettere i pochi effetti personali che avevano i degenti. Questa ribaltina veniva giù e si incastrava a questa altezza. Questa dava la possibilità al degente di poter mangiare comodamente seduto al proprio letto e, come dicevamo prima, c'era abbondanza di personale medico-infermieristico, tant'è che ogni degente poteva essere, se non ci riusciva, imboccato appunto dal personale. Il 14 giugno del 1325 a Tangeri un giovane di 21 anni sale a cavallo e parte verso Oriente diretto ai luoghi santi dell'Islam, la Mecca e Medina, per compiere il pellegrinaggio. Si chiama Abu Abd Allah Muhammad ibn Battuta, spero di averlo letto nel modo giusto, è di origine berbera, del gruppo dei Lawata e appartiene a una famiglia di giuristi, quindi non un personaggio di poco conto, ma proveniente da una famiglia importante. Parte solo, con pochi soldi in tasca, ma confida nella rete di istituzioni che l'Islam prevede a favore di chi viaggia. Come molti altri ai suoi tempi, va in cerca di maestri di giurisprudenza che gli permettano di accumulare competenze ai fini della carriera e di uomini devoti che gli insegnino i molteplici significati della pietà religiosa. Forse egli non si immagina però che trascorreranno quasi 5 lustri prima del suo ritorno a casa. Di lì a poco la passione per il viaggio, la curiosità di vedere nuovi luoghi e il gusto di conoscere altra gente lo avvinceranno a tal punto da indurlo a proseguire ben oltre la penisola arabica, spingendosi sempre più lontano entro gli ampi confini della Dar al-Islam, la dimora dell'Islam. Voi sapete tutti che Maometto è del 732 e che la crescita dei territori di fede islamica è vertiginosa e arriva ad abbracciare un'enorme vastità di aree. Giunto dopo 10 mesi nell'Egitto dei Mamelucchi, che a quel tempo è il cuore della civiltà islamica e va al centro degli scambi fra Mediterraneo e Oriente, infatti Ibn si sente predestinato a compiere un grande viaggio e quando un contrattempo gli impedisce di giungere direttamente negli Yaz, la zona dove si trovano la Mecca e Medina, dalla costa egiziana del Mar Rosso, Ibn approfitta del tempo che gli resta prima del pellegrinaggio per visitare Palestina e Siria, anch'esse sotto i Mamelucchi, e a Damasco si unisce alla carovana dei pellegrini diretti alla Mecca, dove arriva nel novembre del 1326, quindi già un anno dalla partenza. Compiuti i riti del pellegrinaggio, invece di tornare verso Occidente, riparte in direzione nord-est e visita l'Iraq, che dopo le invasioni mongole del XIII secolo non si era più ripreso, e la Persia, che invece stava rifiorendo sotto l'impulso di una dinastia mongola ormai completamente islamizzata e impregnata di elementi persiani, quella degli Incanidi. Nel settembre 1327 torna alla Mecca e vi trascorre 3 anni, immerso nelle pratiche rivoluzionali e nello studio. Quindi si imbarca a Jeddah e discende il Mar Rosso per visitare lo Yemen, da gran tempo decaduto, e la costa orientale dell'Africa, cioè Somalia, Kenya e Tanzania, che a quest'epoca era assai fiorente per il commercio di oro, avorio e schiavi. Da qui attraverso l'Oman e il Golfo Persico torna alla Mecca, dove nel 1332 compie forse il suo terzo pellegrinaggio. Ma dalla città santa Ibn riparte quasi subito per il suo viaggio più lungo. Risale rapidamente Egitto e Siria e si imbarca su una nave genovese diretta in Anatolia, terra dalla quale i bellicosi ottomani hanno definitivamente cacciato le corrotte elite bizantine e nella quale si erano da poco insediate tradizioni di sufi di origine persiana, come quella che conosciamo anche oggi come i dervisci danzanti. Dopo aver girato in lungo e largo la penisola ed essersi arricchito grazie alle sue competenze di giurista arabo,
obiettivamente modeste ma assai ricercate dalle varie piccole dinastie turche, Ibri sale su una barca di cristiani, attraversa il Mar Nero, passa in Crimea e penetra nella steppa russa, dove la sua autorevolezza è ancora più preziosa per i dominatori turco-uzbechi, la cosiddetta Orda d'Oro, nomadi e da poco islamizzati. Attraverso il Caucaso, con il campo mobile del sovrano, si reca a Costantinopoli, torna indietro e si dirige a nord del Mar Caspio nella fertile piana del Volga. Poi ridiscende verso sud-est, passando per Bukhara, Samarcanda e l'odierno Afghanistan. Giunto nel continente indiano nel 1333, si presenta alla cosmopolita corte del potente Muabbad ibn Tughluq, sovrano turco-mongolo del sultanato islamico di Delhi. Quindi erano già arrivati in India. A questo punto Ibn smette per un po' di tempo di viaggiare e rimane per circa 7 anni al servizio del sultano, prima come giudice e poi come amministratore di un complesso di tombe sultanali. Trascorso questo tempo parte per la Cina come inviato del sultano, ma gravi disavventure lo conducono invece alle isole Maldive, dove si ferma 1 anno e mezzo, mica scemo, ed esercita il ruolo di giudice. Quindi visita lo Sri Lanka e l'India meridionale e nel 1345-46 parte, questa volta di sua iniziativa, verso l'estremo oriente, visitando Bengala, Malesia, Indonesia e Cina. Da qui attraverso l'India torna in Arabia, dove nel 1348 compie il suo quarto e ultimo pellegrinaggio. Poi passa il Medio Oriente e Nord Africa, dove incrocia più volte il tortuoso e mortifero percorso della peste nera, 1347-1348, e il 6 novembre del 1349, rientrato finalmente in patria dopo un'assenza di 24 anni, si presenta alla corte di Fes. Con ritorno a casa però non cessa il suo peregrinare e Ibn si mette ancora una volta in viaggio, prima la volta per l'Andalusia e poi, forse per conto del sultano del Marocco, per il Sahara, che attraversa da nord a sud giungendo in Niger. Alla faccia del Medioevo immobile, Nel 1353, su espresso ordine del sultano, Ibn torna definitivamente in Marocco. Nel suo lungo periplo ha attraversato l'equivalente di 44 stati moderni e ha percorso oltre 120.000 chilometri. Ha incontrato migliaia di persone e ha usato svariati mezzi di trasporto, dal cavallo ai dromedari, dai carri a diversi tipi di navigli, ricorrendo forse persino all'uso delle slitte. 3 anni dopo, all'inizio del 1356, il sultano decide di affidare a un giovane letterato di origine andalusa, Ibn Juzai, il compito di annotare le avventure di Ibn e le sue osservazioni sul mondo islamico dell'epoca, redigendo una cronaca di viaggio. La stesura dell'opera ebbe termine, dice il testo, nel mese di Safar dell'anno 757. Ovvero nel febbraio del 1356, secondo il calendario gregoriano. E il testo definitivo vide la luce qualche mese più tardi col titolo, ve lo dico in italiano, Tufat al-Nazar Fika Raib, no, un dono di gran pregio per chi vuol gettare lo sguardo su città inconsuete e per il brilincanto. In italiano suonate, cioè, Ibn Juzai, cioè quello che scrive, morì poco dopo, mentre Ibn si ritirò in una città di provincia, dove probabilmente esercitò il mestiere di giudice fino alla morte avvenuta nel 1368-69. A Tangeri si può ancora oggi rendere visita a una tomba, per la verità assai dimessa, che gli viene attribuita. Nei suoi viaggi stupisce la gran facilità con cui Ibn si sposta da un paese all'altro, anche se in realtà il suo periplo si snoda non già nel mondo, bensì nel mondo dell'Islam a cui egli appartiene. A quei tempi, un giovane berbero di formazione arabo-islamica poteva facilmente muoversi
entro i confini delle Cumene e trovare non solo vitto e alloggio durante il viaggio, ma anche munifici doni e una carica da investire presso qualche governante. La Dara Islam, cioè l'insieme dei territori dove i sovrani, e dunque l'istituzione, la legge ed eventualmente la maggioranza della popolazione erano musulmani, si estendeva dalle coste atlantiche dell'Africa fino a Sumatra, e al di fuori di quest'area esistevano comunità ancorché minoritarie di musulmani nel subcontinente indiano e in Cina, senza dimenticare quanti erano rimasti in Andalusia. Ovunque io si recò poté trovare le istituzioni proprie della civiltà islamica, dalle moschee alle madrasse o scuole islamiche, dai mercati agli ammanni, e vivere insieme a gente che non solo aveva le sue stesse credenze religiose e praticava i suoi stessi riti, ma condivideva anche i suoi principi morali, le sue idee sulla famiglia, sulla società e almeno in parte i suoi usi e costumi quotidiani. Il valore che questa cultura ascriveva al mutuo soccorso fra credenti e all'ospitalità offerta al viandante aveva stimolato la formazione di una ricca e estesa rete di conventi, madrasse e caravanserragli in grado di ospitare studiosi, pellegrini e mercanti, anche ha già segnalato scopo di favorire il loro controllo da parte dei governanti. E i notabili locali, a loro volta, non solo istituivano donazioni pie a favore di queste istituzioni, ma si facevano vanto di ospitare nelle proprie case gli stranieri più insigni. Fra lo scuolo di personaggi che compaiono nei viaggi ci sono anche molte donne, e forse nel rapporto che ha con loro Ibn rivela gli aspetti più umani, più teneri e nel contempo passionali della propria personalità. A volte ne riferisce il nome, ma più spesso le ricorda semplicemente come moglie o figlia di qualcuno, in parte perché questa era la qualifica che più di tutte le caratterizzava, in parte per rispetto, giacché fra gli arabi per onorare una donna è buona norma non parlare. Ben due volte nei viaggi confida di aver ceduto all'innamoramento. Si sposa 10 volte, la prima nel 1325 all'età di 21 anni e l'ultima nel 344, subito dopo che ormai quarantenne aveva lasciato le Maldive. 10 matrimoni in 19 anni, oltre a un preciso numero di ancelle. Quando soggiorna alle Maldive ci racconta di averne sposato 4. La prima, matrigna della sultana locale, era una delle donne più buone del mondo. Un'altra era figlia di un blasonato visir. La terza era l'ex moglie di un sultano. E della quarta, che è la figlia di visir, dichiara senza esitazione: era senz'altro quella che amavo di più. 4 matrimoni in circa un anno e mezzo. Ma del resto Ibn parla chiaro. Su tutta la terra non ho mai avuto rapporti più piacevoli di quelli con le donne di qui. Quando si sposano non deve avere a nessuno la cura del proprio marito, gli servono da mangiare e sparecchiano una volta che ha finito, poi gli lavano le mani, gli portano l'acqua per le abluzioni e se va a dormire gli coprono i piedi. Senza contare che la dieta locale gli permette prestazioni amorose a dir poco straordinarie. I cibi ricavati dalla noce di cocco e il pesce conferiscono un vigore sorprendentemente eccezionale nell'arte amatoria. Io stesso quando stavo lì avevo 4 mogli, senza contare le ancelle, e ogni giorno le onoravo tutte, trascorrendo poi la notte con quella di loro cui toccava il turno. Dobbiamo crederci. Dai. Cosa si può volere di più in un paradiso come dovevano essere le Maldive di quei tempi? Non sempre vanno a riferire come finiscono questi matrimoni, ma è verosimile che in base alle norme islamiche egli abbia avuto fino a 4 mogli legittime contemporaneamente, scegliendo poi i singoli rapporti per mezzo del ripudio che a quei tempi l'Islam permetteva all'uomo pressoché arbitrariamente. È incredibile il numero, siamo quasi alla fine, il numero di appellativi, titoli e qualifiche con cui si è parlato e si parla di Ibn. In primo luogo nei viaggi dove egli stesso riferisce che in India veniva chiamato luna piena della religione, mentre Ibn Wazzai nota che in Oriente era detto sole della religione.
e di sua sponte lo definisce il gran viaggiatore del secolo, il gran viaggiatore di questa comunità, senza contare che lo Shiak Jalala al-Din in Bengala ne parla come del viaggiatore pellegrino del Maghreb, anzi del viaggiatore degli arabi, quanto ai suoi commentatori, solo per citarne alcuni, e Renan lo definisce vagabondo per natura, Gabrielli lo chiama globetrotter arabo del 300, gran viaggiatore dell'Islam e instancabile giramondo. Metton Schmidt ne parla come del più grande turista dell'era premeccanica e per molti è il Marco Polo arabo. Ibn, perennemente in viaggio, ma non vorremmo correre il rischio che il viaggio offuscasse il viaggiatore. Perciò preferiamo prendere commiato, immaginandolo ancora una volta al termine del periplo, come si è letto, nell'atto di narrare. Perché nella meticolosa esposizione dei ricordi e nella sua fresca curiosità, nell'appassionata descrizione dell'altrove, che ritroviamo quell'andar per genti che, provenendo dal cuore stesso di Ibn, costituisce l'anima della sua opera. Grazie. Santiago.